Buongiorno a tutti, eccoci qua, 3 ottobre. Partiamo anche oggi, anche se avremo un programma speciale, partiamo da ciò che ci propone oggi il libro dell'anno. Versetto di oggi, Tito 3:5, egli ci ha salvati non per opere giuste che noi avessimo fatte, ma secondo la sua misericordia. Sì, questo è fondamentale, non siamo salvati per opere. Ma è la grazia del Signore Gesù, è la grazia nel Signore Gesù, è la grazia rappresentata dalla sua morte e dalla sua resurrezione. È questa grazia che è l'infinito amore di Dio, l'amore di Dio che si esprime nel fatto che dà suo figlio in sacrificio al nostro posto. Questa è la base della salvezza. Siamo salvati per grazia, per dono di Dio, mediante la nostra fede. Morte di oggi, la croce è il fondamento della nostra giustificazione e la base della nostra La santificazione. croce, come dicevo poco fa, è il fondamento di tutta la nostra vita, di tutta la salvezza, di tutta la giustizia, di tutto l'amore. La croce, il fatto che Gesù ha pagato la pena che avremmo dovuto pagare noi per i nostri peccati. Questo è il fondamento di tutto per noi credenti, cristiani. Pregare bene è mezzo lavoro fatto. Sì, pregare bene vuol dire mettere le basi, mettere i problemi nelle mani di Dio. Pregare bene è mezzo lavoro fatto. Quando preghiamo bene per qualcosa, siamo certi che siamo già a buon punto. Bene, Nel quindi. trafilo laterale parliamo di due periodici utili per la nostra crescita Sì. spirituale. Potete andare a leggere un libro dell'anno 3 ottobre e poi ci sono i mesi del calendario ebraico, li inquadro un attimino, così chi lo ha li può andare a leggere, consultare, chi non lo ha può richiedere il libro dell'anno tramite mail, i dettagli sono, la mail è nei dettagli del video. Soggetti di preghiera di oggi. Preghiamo perché ogni giorno muoiono nel mondo milioni di persone. Milioni di persone muoiono, è vero, sì, la morte è una realtà in questo mondo, per cui se muoiono senza la fede, senza aver creduto in Gesù, ci sarà la punizione. Quindi preghiamo per l'evangelizzazione del mondo, per tutti i credenti missionari che sono all'opera per portare il Vangelo in ogni angolo della terra. Preghiamo per i popoli da raggiungere in Nuova Guinea. Sì, sono tantissime. In Papua Nuova Guinea ci sono, se non mi ricordo male, circa 800 lingue parlate, 800 diverse lingue, e la maggioranza sono ancora da raggiungere, quindi preghiamo. La preghiera di tutti gli stati del mondo, preghiamo oggi per la Giordania e per le Filippine. La Giordania in Medio Oriente e le Filippine in Asia. Bene, quindi. Per oggi ci fermiamo qui con le osservazioni, versetti, eccetera, perché devo dirvi alcune altre cose, devo darvi alcune altre informazioni. In questi giorni si parla molto della Bibbia nelle nostre televisioni e si dicono tante cose che in realtà non sono corrette, no? Per cui vorrei oggi approfittare di questo spazio per dare qualche informazione utile, perché voglio dirlo con molta chiarezza, la Bibbia non può sbagliare, non può dire cose sbagliate. Perché? Perché è parola di Dio, perché è Dio che ha fatto la Bibbia, ha utilizzato molte persone nel corso dei tempi, ma è opera di Dio. E Dio non può sbagliare. Questo è il principio fondamentale di tutta la nostra fede. La Bibbia non può sbagliare. Allora si stanno dicendo delle cose poco chiare. Allora ci fermiamo un momento, ma solo alcuni cenni. Per esempio, ho sentito dire da un famoso giornalista la solita cosa, che la Bibbia sbaglia perché Giosuè ha detto fermati o sol. Beh, questo è un esempio proprio evidente come posso dire?
delle affermazioni sbagliate nei riguardi della Bibbia. Si cita spesso, ma quando noi diciamo il sole sorge alle ore e tramonta, non facciamo la stessa cosa. È un modo di dire, non è il sole sorge e il sole tramonta, ma quando Giosuè dice fermati o sole, non è un modo di dire. È pazzesco, no? In realtà c'è un motivo proprio scientifico, ci sono infinite prove archeologiche del fatto che c'è stato uno spostamento dell'asse terrestre e abbiamo, ripeto, decine di prove archeologiche che questo è avvenuto. E nella Bibbia ci sono tre esempi di spostamenti dell'asse terrestre, quello di Giosuè, quello del re Ezechia con l'ombra che si muove sui gradini e quello di Amos quando il sole tramontò a mezzogiorno. Quindi è un fenomeno che succede, Dio l'ha prodotto per i suoi scopi e non c'è niente di sbagliato in quello che dicevi. Ripeto, abbiamo infinite prove archeologiche. Se volete avere le prove dettagliate di queste cose, scrivetemi, c'è la mail nella descrizione del video. Chiedetemi e vi manderò i materiali per delle risposte molto profonde, molto Diciamo articolate. anche il programma, chi l'ha detto, non è un... Parliamo di un programma sulla 7. Sì, questa cosa è stata ripetuta, ma si dice sempre il fatto di Giosuè fermati o solo, è stata ripetuta in un programma appunto che si chiama La Torre di Babele. E anche qui è stata detta un'altra cosa che non è vera, cioè la Torre di Babele hanno cercato di arrivare fino al cielo, ma non erano così sciocchi da pensare di arrivare fino al cielo. In realtà volevano costruire un tempio che nel soffitto aveva il cielo, cioè tutte le costellazioni per adorarle, no? E questo è stato il peccato tremendo. E abbiamo esempi, per esempio, nel tempio di Dendera. Il soffitto è conservato al Louvre, quindi era quello il problema di adorare l'esercito celeste invece del creatore. Poi non so, hanno citato il libro di Susanna, no? Ma Susanna non fa parte della Bibbia canonica, fa parte dei libri deuterocanonici che sono utilizzati dai cattolici, ma non fa parte della Bibbia ebraica, della Bibbia come deve essere considerata. Non, sono libri che i cattolici chiamano deuterocanonici, non possono essere citati come Bibbia, ma casomai Bibbia apocrifa, Bibbia deuterocanonica, chiamate come volete, ma è un'altra delle cose sbagliate che sono state dette in questi giorni. La Torre di Babele, Susanna, Giosuè, e poi continuamente, vi ricordate quando un famoso giornalista ha detto che la lepre, la Bibbia la mette fra i ruminanti e invece andrebbe messa fra i roditori? Invece no, ho dimostrato, in altri video che aveva proprio ragione la Bibbia. La Bibbia non può sbagliare, lo ripeto, e se volete i dettagli di qualcosa fatemelo sapere. Addirittura la copertina di un libro di qualche anno fa, le ultime 18 ore di Gesù, dicevano, aveva la copertina che era sbagliata, proprio per un concetto sbagliato della Bibbia, no? Quando Pilato dice al popolo, porta fuori Gesù e dice, ecco l'uomo, no? E la copertina rappresenta proprio un famoso quadro che rappresenta proprio questo fatto. Ecco l'uomo. In realtà non è questa la traduzione giusta. La parola Pilato disse, c'è scritto ecco l'uomo, però Pilato nel testo originale non c'è, è Gesù che parla e come ha dimostrato Salvatore Quasimodo negli anni 50, si tratta che era un grande grecista, si tratta di una forma idiomatica. Per dire eccomi, Gesù infatti si presenta al popolo e dice mi volevate? Eccomi, sono pronto, volete uccidermi? E tutto il popolo crocifiggi e con una scena meravigliosa che mostra l'amore di Gesù, guarda il popolo e dice eccomi. Quindi perfino la copertina in un libro. In un altro caso ricordo che si parla del più difficile che un
che un cammello è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che non un ricco nel regno dei cieli. Anche questa si parlava, cercavano di dire che non era la parola, era una forte, indicava una fune molto grossa, quelle per legare le navi al molo. Una fune molto grossa che si chiamerebbe Camelos, no? È sbagliato perché Gesù non ha una fune molto grossa, non può entrare ovviamente nella cruna di un ago, no? Ma questo non è quello che voleva dire Gesù. Gesù non ha detto è impossibile ai ricchi entrare nel regno dei cieli, ma ha detto è difficile. E allora ecco che non si tratta di una fune, ma si tratta della porta piccola che c'era nelle porte di Gerusalemme. La grande porta la sera veniva chiusa e rimaneva una porta piccola. E quando uno arrivava col cammello era faticoso, doveva mettere giù la testa, spingere per far entrare il cammello dalla porta piccola. La porta piccola si chiamava la cruna di un ago. Ecco da dove viene questo fatto. È più difficile che un cammello entri, è più facile che un cammello entri che non nel regno dei cieli, ma si tratta di una difficoltà, non di una impossibilità. Oppure quando c'è stata una polemica molto bella su questa cosa, quando ho fatto il video relativo su non era la stagione dei fichi, no? Allora c'è stato qualche giornalista, qualche studioso che ha detto Gesù allora non era troppo furbo, perché non era la stagione dei fichi e lui voleva proprio i fichi. E in realtà ho dimostrato con un altro video, ma è semplice, che era la stagione dei fichi, della prima produzione di frutti, perché i fichi fanno due momenti di maturazione. Questa era la prima maturazione, ma era la stagione dei fichi. Infatti Gesù si aspettava di trovare dei frutti. Non li ha trovati. E allora il confronto è con Israele. Israele, quando è arrivato Gesù, doveva riconoscerlo come re, lo ha rifiutato, addirittura lo uccideranno. E quindi l'esempio dice a questo figo: non hai dato frutto e sarai seccato. C'era una chiara indicazione riguardo ad Israele. Era la stagione dei fichi, l'ho dimostrato in un altro video. Se non lo trovate, ripeto, chiedetemi e vi manderò le prove dettagliate di tutti questi ragionamenti. Va bene, potremmo parlare ancora di tante altre cose, ma mi fermo qui e ripeto, la Bibbia non può sbagliare perché è opera di Dio, è parola di Dio. Se voi credete, ritenete che ci siano dei brani dove la Bibbia sbaglia, fatemelo sapere e vi risponderò con l'aiuto del Signore. Sono sicuro di poter dare una risposta perché, utilizzando naturalmente i testi originali, non le nostre traduzioni, i testi originali, le traduzioni sono valide, vanno bene e dobbiamo leggere ovviamente le traduzioni, non tutti possiamo leggere il greco e l'ebraico, ma va benissimo. Comunque, basandoci sui testi originali, siamo in grado di rispondere a qualsiasi obiezione. Se ritenete che la Bibbia sbagli da qualche parte, fatemelo sapere, mandatemi una mail e io vi risponderò. Mi raccomando, è molto importante, se no cade tutto il fondamento della rivelazione divina. La Bibbia non può sbagliare perché è parola di Dio. Grazie per avermi ascoltato anche oggi e a presto!